Quinta puntata di questo ciclo dedicato a banche, economia e finanza. Come sempre inizio a farvi vedere qualche secondo di questa grande roulette russa rappresentata da questo che è uno dei tantissimi fondi che, diciamo così, gioca in borsa. Roulette russa, molti la chiamano casinò finanziario e io sono molto d'accordo in quanto così come nei casinò vince sempre il banco, e in quello finanziario, nel casinò finanziario, vincono sempre le banche, gli operatori, che anche quando sbagliano, nel caso soprattutto delle banche, vengono salvate dal denaro pubblico. Esattamente come è successo nella grandissima crisi 2007-2008, che continuerò a ripetere, credo, in tutti i video, andrebbe studiata a scuola. E dovrebbe essere conosciuta da tutti, in quanto ne stiamo pagando ancora le conseguenze, e in quell'occasione, appunto, migliaia e migliaia e migliaia di miliardi di denaro pubblico furono utilizzati per salvare le banche private. E uno dei meccanismi su cui si fonda questa, diciamo, tipologia di lavorare. Si chiama cartolarizzazione. Ora vediamo subito cosa dice Wikipedia. Prima ancora la Consob, che ricordo è l'organismo deputato, eccolo qua, al controllo del mercato finanziario italiano. Consob, che ricordo essere un'autorità amministrativa indipendente. E quindi creata per legge, e concludo questa brevissima presentazione della Consob ricordando che, eccola qui, la Consob è composta da un presidente e quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi in pratica dal governo. Quindi questo è uno dei tanti poteri che ha il governo. Quindi quando qualcuno dice io mi disinteresso della politica, beh, fai malissimo perché la politica controlla ogni cosa, compreso il mercato finanziario. In questo caso controlla proprio nel senso che deve controllare il regolare svolgimento. E la Consob è appunto l'ente amministrativo autonomo che svolge questa funzione. Consob che in questa pagina già ci dà una grandissima rivelazione, in quanto parlando proprio della crisi finanziaria 2007-2009 che vi ho appena accennato, stabilisce proprio come la cartolarizzazione, eccolo qua, la cartolarizzazione è stata, diciamo, eccola qua, la cartolarizzazione ha consentito alle banche di alimentare il meccanismo di concessione dei mutui subprime senza preoccupazioni. Ora, ribadisco, questi sono video di carattere didattici, quindi andiamo alle spiegazioni di base. La cartolarizzazione è semplicemente un sistema per il quale le banche hanno creato un qualcosa che assomiglia molto alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Allora, consentitemi di fare un passo indietro. Le banche sono nate parecchi secoli fa e per molti secoli hanno lavorato in maniera molto, diciamo, tradizionale e così limitata, nel senso che c'era qualcuno che aveva bisogno di denaro. Andava in banca, la banca possibilmente gli concedeva un prestito e poi aspettava pazientemente che il debitore, un po' alla volta tipicamente, restituisse il prestito. E man mano che restituiva il prestito, la banca incamerava di nuovo i suoi soldini e quindi poteva gestirli e prestarli nuovamente, però lo faceva in maniera molto, diciamo, lenta e limitata perché aspettava appunto che i suoi debitori restituissero i prestiti, i soldi dati a prestito. Ora,
La cartolarizzazione ha rotto questo meccanismo di base. Ha rotto questo meccanismo di base facendo una cosa molto semplice. Quando appunto c'è un rapporto tra un debitore e un creditore, c'è un pezzo di carta che è stato firmato da entrambe le parti, nel quale appunto c'è scritto che il debitore deve una certa cifra al creditore e la restituirà in tot tempo con un tasso di interesse predeterminato. Può essere fisso, può essere variabile, ma comunque certamente non viene prestato denaro a gratis, viene prestato denaro tipicamente con un tasso di interesse. Quindi se il tasso di interesse è il 5% e io devo restituire il prestito in un anno e ho preso a prestito 100 euro, a fine anno ne dovrò restituire 100 più il 5%, quindi 105. Ora, detto questo, c'è tra debitore e creditore questo pezzo di carta, questo contratto, quindi carta, anticamente carta, di rapporto tra credito e debito. Ora, cosa è successo? A un certo punto qualcuno si è pensato bene di dire: bene, io creditore, ho questo pezzo di carta che mi dà diritto a ricevere dal mio debitore la restituzione di questi 100 euro, mettiamo ad esempio. Ora, sai cosa faccio? Ho questo pezzo di carta, lo vendo a chiunque voglia comprarlo. E quindi mi rivolgo al mercato dicendo: caro mercato, cari chiunque, io ho questo contratto firmato con il debitore Pinco Pallino, che mi dà diritto ad avere la restituzione di una certa cifra a un certo tasso di interesse in un certo tempo. Qualcuno è interessato a comprarlo? Ed è quello che è avvenuto, ed è quello che avviene, ed è quello che è avvenuto in maniera esagerata. Tanto è vero che, diciamo così, della dottrina si parla del fatto che questa tecnica ha sconvolto quello che era il modello originale, in cui la banca aspettava appunto la restituzione dei suoi denari pazientemente. Ora, vediamo cosa dice Wikipedia, che usa un linguaggio, diciamo, piuttosto tecnico. Quindi, chi volesse diciamo una descrizione, come sempre, piuttosto complessiva, può utilizzare Wikipedia, che però utilizza un linguaggio appunto abbastanza tecnico. Però è interessante perché chiarisce tutta una serie di termini tecnici di cui vengono imbottiti gli articoli specialistici, e questo lo ribadirò alla fine, per far pensare che queste attività finanziarie siano mostruosamente difficili da comprendere e quindi, diciamo così, utilizzabili solo da personale altamente esperto, mentre la cittadinanza media non può capire queste cose estremamente complicate. Ora, gli strumenti possono essere estremamente complicati, ma i principi di base, che stanno appunto alla base, sono estremamente semplici. Qualcuno che ha bisogno di denaro, qualcuno che presta di denaro, un tasso di interesse per avere una remunerazione da questo prestito, e da lì parte tutto il gioco della finanza. Ora, cosa dobbiamo sottolineare? Quando è partita questo nuovo modo di operare, quindi tipicamente la banca, tipicamente il creditore si rivolge al mercato dicendo: ecco, io ho diritto a questa restituzione, la vendo a chiunque voglia comprarla. Ecco, si innesta il meccanismo che abbiamo descritto nella puntata precedente, quella delle agenzie di rating che classificano la solidità di un'azienda, la solidità di una nazione, e possono anche classificare
Quanto affidabili sono questi pezzi di carta che vengono posti in vendita sul mercato? La crisi finanziaria 2007-2008 è avvenuta soprattutto perché troppi di questi pezzi di carta, che in realtà erano estremamente a rischio perché le banche avevano prestato denaro anche a soggetti che non prestavano sufficienti garanzie che avrebbero restituito il prestito. Ma le banche appunto si sono liberate di questo rischio ed ecco qui la genialata, la banca si libera di questo rischio mettendolo a mercato, incorporandolo in un pacchetto che poi offre alla sua clientela. Dicendo comprate questo pacchetto perché a fine del suo periodo avrete diritto a un tasso di interesse elevato e quindi a un rendimento elevato dei vostri risparmi. Così facendo la banca si liberava del rischio e lo metteva a discapito di chi comprava questi titoli di credito, questi pezzi di carta che appunto sono il contratto tra debitore e creditore originali, tra il debitore originale e il creditore originale. Ecco, le agenzie di rating hanno spessissimo sopravvalutato la solidità finanziaria di questi mutui, perché alla fine hanno dei mutui per comprare una casa, e alla fine questo castello di carta è scoppiato. Allora, in più punti si parla appunto di moltiplicazione del denaro circolante e io ve lo faccio, diciamo, riassumere da questo libro che più di una volta ho suggerito di leggere nel mio blog personale, che è questo che vedete, Tracce. Io ho riassunto una cinquantina di libri che ho chiamato indispensabili perché danno notizie appunto sulle banche, sulle assicurazioni, sulla politica, sull'economia, tutte materie che secondo me dovrebbero essere conosciute da tutte ed è per quello che faccio questi video. Ecco, in questo libro Baranes spiega, e io qui ho fatto un riassunto veloce. Spiega come a un certo punto, dopo la crisi 2007-2009, nella quale i paesi europei e i paesi di tutto il mondo hanno prestato e regalato enormi somme di denaro alle banche, indebitandosi, e a quel punto è scattato il meccanismo dell'austerity perché gli stati si erano indebitati anche per salvare le banche, e comunque gli stati sono stati individuati come capro espiatorio della crisi. È stato detto che la crisi è avvenuta perché gli stati sono troppo spendaccioni, quando fino al 2007 tutto andava abbastanza bene e questo tipo di giudizio non c'era. Quindi su questo libro che appunto io vi suggerisco viene spiegato anche il meccanismo appunto della cartolarizzazione del debito, ribadendo che fino a pochi anni fa le banche aspettavano pazientemente che il debitore restituisse il prestito, mentre ora sui mutui, in generale sui crediti che vengono concessi, la banca ci costruisce sopra un'obbligazione, cioè vuol dire io metto sul mercato questo credito e lo vendo a chiunque voglia comprarlo. Ma questo mina le basi della vita economica perché altera quella relazione economica fondamentale che è il rapporto tra creditore e debitore. Ricordiamolo a noi stessi. Normalmente, storicamente, una banca, prima di concedere un prestito, verificava molto bene se il debitore fosse in grado di restituirlo o eventualmente che garanzie avesse, cioè se non avesse restituito il prestito, sicuramente avrebbe prestato una garanzia in gioielli, in oro, in immobili e la banca si sarebbe incamerato appunto quella garanzia.
Ma comunque una banca stava molto attenta a prestare denaro, perché era chiaramente la sua vita, doveva assicurarsi che ci fosse o il rientro del denaro stesso, oppure un bene in garanzia, lasciato in qualche maniera appunto a garanzia, e a quel punto la banca, diciamo, diventava molto più ricca, perché solitamente il bene in garanzia vale molto di più dell'ammontare del prestito. Ecco, quindi con la cartolarizzazione, quello che era un rapporto storico con cui c'era questa attesa del rientro e questa prudenza nell'utilizzare il denaro e i prestiti, è stato completamente sconvolto. E il pezzo di carta, il contratto tra debitore e creditore originale è diventato un qualcosa che ha potuto girare di mano in mano, spostando il rischio di volta in volta a quello che era l'ultimo compratore. Ora, questo l'ho detto. Ecco, vediamo un attimino anche l'aspetto che avevo accennato prima, cioè del fatto che quando si parla di questo argomento, molto spesso si usano linguaggi estremamente tecnici per, diciamo così, far prendere paura al cittadino, o meglio, convincerlo del fatto che lui non sarà mai in grado di seguire questo tipo di operazioni. Ora, per esempio, la cartolarizzazione, che in italiano si capisce abbastanza bene che significa qualche cosa che ha a che fare con la carta, e l'abbiamo spiegato fino adesso, molti giornali invece parlano di securitization, quindi il termine inglese. E ne parla appunto anche la Consob, questo appunto è il sito della Consob, in quanto appunto, vedete, parla di securitization e poi in tra parentesi o in italiano, e guarda caso siamo in Italia, cartolarizzazione. Ecco, il fatto di usare tutti questi termini inglesi, lo ripeto, è un bel modo per convincere appunto il cittadino medio che non sarà mai in grado di capire questi argomenti. E allora ecco che si parla di mutui subprime senza spiegare una cosa semplicissima, che mutuo subprime significa semplicemente sottobuono, cioè non buono, non buono, sottobuono. Oppure si parla di ABS, Asset-Backed Securities, senza spiegare o dando per scontato che tutti quanti possono capire al volo che si tratta appunto del fatto che il credito di una banca venga trasformato in obbligazioni garantite appunto da questo credito originario, quello che abbiamo spiegato fino adesso. Io ti vendo un qualche cosa del quale ho il credito originale e lo vendo a te che me lo comprerai. E poi tutta un'altra serie di definizioni in inglese, qua ve le faccio vedere molto velocemente, che sono sempre delle cose che sembrano estremamente complicate, ma sono basate su concetti assolutamente, assolutamente semplici. Poi vi lascerò i link per chi vuole andarseli a recuperare, ma la mia conclusione di questa puntata è quella di cercare di farvi capire che in economia non esistono concetti di base difficilissimi. Non è come la chimica, la fisica, la medicina, per cui ci sono concetti veramente molto, molto, molto difficili da capire. Io uso sempre l'esempio della meccanica quantistica, che praticamente non solo po pochissimi geni al mondo l'hanno capita, e quei pochi geni dicevano che chi dice di averla capita probabilmente non l'ha capita affatto. Quindi ci sono cose scientifiche estremamente difficili da capire, ma in economia e in finanza sono cose matematiche, c'è proprio un pelo. Può essere molto complessa, ma la matematica, alla fine lo sappiamo, sono le quattro operazioni, che poi in realtà sono, mi pare, due o tre al massimo,
quelle di base base, e poi tutto il resto è una complicazione appunto di queste operazioni di base, addizione, sottrazione. Quindi in realtà sì, dovrebbe essere proprio due le operazioni di base, addizione e sottrazione. Ma in questo caso nella finanza, nell'economia, i concetti sono semplici, ci sono delle persone che hanno bisogno di denaro e si rivolgono a chi è in grado di erogare dei prestiti, e chi eroga questi prestiti naturalmente non lo farà gratis, a parte qualche eccezione che vedremo più avanti nelle ultime puntate quando parleremo delle soluzioni, ma sappiate fin d'ora che ci sono dei soggetti che prestano senza interesse, e uno di quelli sono anch'io, perché lo potete fare chiunque di voi con delle piattaforme online nelle quali si può prestare 25 euro in giro per il mondo e si prestano senza tasso di interesse. Cioè io presto 25 euro e mi torneranno dal mio debitore, mi torneranno esattamente 25 euro. Quindi è quello che è appunto la finanza etica, prestare senza tassi di interesse. Ma normalmente appunto, storicamente, le banche prestano a tassi di interesse in maniera da guadagnare sopra il loro lavoro di prestatori di denaro. Quindi, ancora una volta, io concludo con l'invito a informarvi sia con questi riassunti di libri che vi metto a disposizione, sia con il capitolo specifico sulla finanza etica, che appunto rappresenta la soluzione. Ora in Europa si parla moltissimo di finanza sostenibile, si parlerà sempre più di finanza sostenibile, che è molto vicina, è molto parente della finanza etica, quindi per carità va già bene così. Mentre vi ricordo che i miei 10 anni in Senato li ho raggruppati in questo libro gratuito, free significa gratuito, e che potete scaricare appunto dal sito di Edizioni Ambiente. E questo è un resoconto delle cose fatte che ho suddiviso in capitoli, e quindi potete trovare appunto per capitoli le cose principali che ho fatto e anche quelle che non ho fatto. E come sempre ricordo che essendo un digitale io posso usare le parole chiave. E quindi, per esempio, se cerco banche, troverò immediatamente tutti i punti in cui ho parlato di banche, e quindi potrò andarli velocemente a recepire. Quindi, detto questo, vi do appuntamento alla prossima puntata. Buona giornata.